se non li vedete, no, almeno per il momento, perché poi potrete rivedere la puntata della Buona Cucina divisa in segmenti, anche video, sulla nostra pagina di Facebook Rede Italia Australia Facebook. Arriva anche la Norma. Salutiamo Luigi. Buongiorno Luigi. Buongiorno Martino, buongiorno Paolo, buongiorno ascoltatori. Hai corso, c'hai l'affanno? Sì. Paolo mi fa correre sempre. Io do un bacio. Virginia è con noi, Virginia, buon anno a tutti quanti, anche buon a Virginia. Virginia in rosso. Ciao. Virginia in red, quando è in red Virginia è tutto un programma, lasciamo perdere. È il colore della nostra pasta, no? Chicco d'oro. Noi abbiamo presentato una ricetta di... Ho sentito. In macchina. Adesso se c'è qualche variante ben venga, anche perché abbiamo spaghettoni. Bella con la pancettina. Ti piace? Pancetta, il provolone, una bella mantecatina. Ecco, io direi, Virginia, Santiera, il nostro amico qui. Siccome non abbiamo il white angle, il grand'angolo montato sulla nostra telecamera, allora o vi stringete, ma proprio stretti e faccio entrare Virginia, che non è troppo stretta, abbastanza larga pure lei come me, e allora, oppure si siede la Virginia sul sofà. Abbiamo un ottimo sofà, e voi vi allargate leggermente, così Virginia viene sul sofà. Eccola là. Oh, alla grande, dai. Allora, dicevamo poi all'inizio della nostra puntata, Buona Cucina, prima puntata 2018, io mi aspettavo champagne, qualcosa, non avete portato niente. Amore, sei tu quello che invita. Sei tu che ci inviti. Allora, vabbè, che c'è, però voi siete gli ospiti. Noi ci aspettavamo il dolcino stamattina. Ora lui sta a dieta e dobbiamo stare a dieta tutti quanti. Non ho capito. L'acqua minerale buona ce l'ho. Ho una buona acqua minerale, quella ve la posso offrire, frizzante, naturale, buona. Ma il dolcino, di ferro, la sfogliatella, il cannoncino. Io propongo una cosa, un caffè. Abbiamo alle 10. Abbiamo la pausa delle 10 e andiamo tutti a prenderci. Dovete soffrire fino alle 10. Ma io a Virginia, adesso lo chiedo a Virginia, via, perché voi due andate in giuggiole, Gigi e Martino vanno in giuggiole quando si vedono. Eccolo qua, guarda che venite su video. Virginia, facciamo Holly e Home. Cari amici che ci state ascoltando, meglio che ascoltate, questa è la bellezza della radio, io perciò amo la radio tradizionale, senza la telecamera. La radio in video. Pure. No, la radio in video proprio, non è più radio. Ma siamo in video? Anche in video sto registrando per mettere nella nostra pagina di Facebook. Solo la Buona Cucina lo faccio e per i giovani, perché amano rivedersi, eccetera. Virginia, una cosa ci consigli? Una buona dieta disintossicante dopo le abbuffate? Non mangiare. Lo sai che dicono di andare a digiuno per 12 ore? L'ho fatto io per 24 ore. Martedì. Come ti sei sentito? Ma dicono di farlo io l'ho fatto sotto l'auspicio del Prince Alfred Hospital, trial experiment, per chi ha bisogno di stare un po' lontano, per disintossicare. Secondo me la miglior cosa da fare è mangiare verdure. Andate vegani per un mese. Guarda che la carne che ti fa gonfiare, tutto fa male, perché il professore che mi ha dato questa dieta, voglio anche nominare il dottor Mark Adams, che è uno dei migliori cardiologi qua sulla piazza di Sidney, ha detto: se si sperimenta questo un giorno alla settimana di assoluto digiuno, è difficilissimo la prima volta, però dopo, il giorno dopo, ti senti così bene e non ti viene, diciamo, male il giorno dopo, chissà quando mangi. Non è vero, non è così, e io l'ho sperimentato, però bisogna farlo assolutamente sotto il controllo medico. Loro ti chiamano ogni 4 ore, 5 ore, 6 ore durante la giornata per non mangiare un giorno sotto il controllo medico. Assolutamente, soprattutto se hai qualche problema. Io ho colesterolo alto, pressione, prendo pillole, allora in quel giorno invece due pillole in meno. Devi stare sotto il controllo del tuo medico curante, oppure chi te l'ha consigliato. In questo caso io propongo anche un'altra cosa. Sai questo kick starting dello stomaco all'inizio della mattina, no? Cioè chi prende questo limone o acido citrico, che non è male. Aceto di mele io prendo. Aceto di mele, può essere anche apple cider. Va benissimo. E con un po' di acqua tiepida. Temperatura ambiente. E questo è per cominciare, lo fai per 5 giorni ogni mese, però poi fai un po' di moto. Io ho la mia amica Claudia che mi sveglia tutte le mattine.
io faccio la moto tutte le mattine. La moto. Sentite, però la buona cucina. Noi dobbiamo, insomma, mangiare bene. Lasciamo perdere le diete, dai. Usiamo un altro metodo nel nostro programma. No, dobbiamo. Ma non devi pensare che stai facendo la dieta. Appunto, mangiare poco, poco ma buono. Questa è una buona, è un buon motto. È un buon motto. Sai di quei ristoranti in Italia? Io ne ho visto, sono stato in un paio di questi ristoranti in Italia dove ti danno solo assaggini, però ti siedi all'una e esci alle 6 del pomeriggio o di sera. Ma quello è l'aperitivo, però. Solo assaggini, no, sono proprio degustation. Io pensavo, non è possibile, 5 ore di assaggini, sono 5 ore di assaggini. Sì. Piccole porzioni di tutto quello che il buon Dio ha creato su questa terra e che gli italiani sono riusciti a cucinare. Scusa Paolo, ma paghi a piatto o a ore? No, paghi il pranzo, nel contesto. Tutto no, per 5 ore mi sa che paghi a ore. No, ma sta arrivando anche qui comunque questo tipo di moda. La devi prenotare prima, c'è il numero chiuso al ristorante. Il contracted è tutto degustation. E ti danno anche il matching. Non ci wine. Abbiamo passato 6 minuti, abbiamo speso 6 minuti senza neanche una ricetta. E qua dobbiamo assolutamente, nei minuti in cui parliamo per radio, Simmental e provolone piccante. Bravo. Vabbè, tutti e due prodotti che vengono importati da Gulli, però non c'entra niente adesso. Come non si mangia la Noi abbiamo provolone piccante. Abbiamo una buona pasta. Un buon provolone, abbiamo già fatto una ricetta, però io vorrei qualche altra ricetta. Vai, andiamo su qualche vegetale, ci sono zucchini, ci sono melanzane in questo periodo. Pasta con zucchine. Dai, pasta con zucchine, una cosa proprio semplice. E ci stanno bene le eliche, con le zucchine ma anche la ricotta. Fai vedere le penne. Pasta, zucchine e ricotta. Abbiamo anche le penne. Sia le penne. Le penne. Meglio di questo. Che i bucatini, no? Sono questi, cosa sono? Bucatini. O spaghettoni o bucatini. Bucatini. A me sembrano bucatini perché c'è il buco. Le puoi usare anche come cannuccia. Sì, bucatini. Sì, allora, dice certe crude, cose. Se quando fai sono un bel crude. Sugo, sì. Che fai per succhiarti il sugo? Quelle vanno bene. E questi invece sono gli spirali o le... Allora, Carla, mi scrive Carla da Canberra. Benvenuta alla capitale. Dice, io ho provato la finta carbonara. Ecco cos'è sta finta carbonara? Non lo so. Carbonara. Io conosco un solo... Da buon napoletano io conosco la finta pasta spaghetti alle vongole, finti spaghetti con finte vongole, cioè spaghetti con tanto prezzemolo, che c'è questo odore. E aglio. Sembrano che ci siano le vongole, non ci sono. Marinara che non ce l'ho. Non ci sono le vongole. Come la pasta e fagioli senza fagioli. Quella la famosa di... di Casa Grande, no? È uno sketch che abbiamo messo tempo fa, con le patate. No, pasta e fagioli con le patate. Carbonara, finta carbonara sarà senza... pancetta, no? E come la fai? C'è sempre l'uovo sbattuto che ti dà questa impressione della carbonara, no? Dell'uovo strapazzato, però se gli levi la pancetta al guanciale. Però sai cosa? Vabbè, no. Quella volta che abbiamo fatto ho fatto la pasta al burro, solo che ho lasciato un pochettino di acqua, ho detto, ma sembra un pochettino, invece di usare l'uovo.